Auschwitz, Birkenau, era un mondo a parte, in cui quasi nulla poteva essere paragonabile alla vita precedente. Ogni tanto mi soffermavo a ricordare che molto tempo prima ero stata con una bambina che giocava a biglie. Auschwitz era un mondo di sporcizia, fame, depravazione e pochi gesti di solidarietà. Una volta papi mi aveva consigliato di non sedere mai sulla tavoletta del padre per via dei germi. Ora dovevo accucciarmi su una sudicia fogna insieme ad altre 30 donne. Non avevo mai pianificato nulla di più complicato di una partita di biglie. Ora imparavo a lottare per mia razione di cibo e, nel caso, a patire la fame per battere il mio pane con cose che potevano essere più utili. Mi resi ben presto conto che la civiltà è una patina molto sottile che viene via facilmente, e compresi le vere necessità della vita, come avere una ciotola per bere e mangiare, in modo da poter sempre ricevere la propria razione. Quando mi venne consegnata la mia ciotola, me la legai agli abiti cenciosi e non la persi mai più di vista. Non tutti riuscivano ad adattarsi. Coloro che non si adeguavano alla vita del campo avevano uno sguardo vuoto, perdevano la speranza e morivano. Nel gorgo del campo venivano chiamati musulman perché la posizione curva e inerte li faceva somigliare ai musulmani chini per la preghiera. Sono sopravvissuta in gran parte per pura fortuna. Se fossi stata selezionata per la camera gas, non c'era forza di volontà che avrebbe potuto salvarmi. Tuttavia giurai di non unirmi mai alle schiere di musulman. Non perdetti mai la speranza, nella fiducia che sarei sopravvissuta ai nazisti e avrei vissuto l'esistenza piena che io e tutte le vittime dell'Olocausto meritavamo. Con il passare del tempo, i prigionieri non ebrei ottenevano piccoli vantaggi e concessioni. Potevano ricevere pacchi di cibo ad Auschwitz, alcuni potevano addirittura avvalersi di una piscina rudimentale, in realtà un cassone dell'acqua con un asse di legno per trampolino. Ai prigionieri ebrei, invece, non era data alcuna concessione. L'intento dei nazisti era lo sterminio con qualsiasi mezzo possibile. Per gli ebrei il mondo andava al contrario e tutte le normali esperienze di vita erano distorte. Un detenuto non ebreo, se si ammalava, poteva ricevere una breve visita medica e qualche farmaco di base. Le donne incinte erano destinate ad abortire in gravidanza avanzata o vedere uccisi i loro figli alla nascita. C'erano differenze anche fra deportati di religione ebraica. Eravamo sistemati per nazionalità in aree delimitate dal campo ed alcuni gruppi se la cavavano meglio di altri. Gli ebrei polacchi, avvezzi alle durissime condizioni dei ghetti, di solito resistevano molto meglio di quegli olandesi e francesi, abituati ad una vita più comoda. La maggior parte di noi era obbligata a svolgere diversi tipi di lavoro manuale, che fosse nella lavanderia, appresso una qualche unità esterna della fabbricazione di munizioni o nei magazzini, a innestare le infinite pile di vestiti e beni sottratti alle persone che arrivavano con i trasporti. Dopo qualche tempo cominciai a sentirmi male, probabilmente per aver sciocamente ignorato un consiglio di non bere acqua. All'inizio mi vennero delle terribili fitte alla pancia e dovetti correre fuori per liberarmi dal cortile. Era strettamente vietato, avevamo i permessi di recarci ai bagni solo tutte insieme, 3 volte al giorno, a prescindere dal nostro stato di salute. Avevo sperato che la malattia guarisse da sola, invece la febbre alta mi indebolì e cominciai a delirare. Il blocco dell'ospedale era una crudele beffa, aveva l'aspetto di una normale struttura sanitaria, ma sapevamo che era tutt'altro. Sapevamo che gli ebrei non ricevevano cure e non so perché fui trattata in modo diverso. Non si sapeva se avrei passato la notte, ma quando mi svegliai, l'indomani la febbre era sparita. Ero debole, ma ce l'avrei fatta. Come al solito ci mettemmo in fila, guardando dritte di fronte a noi, senza usare incontrare lo sguardo dell'SS, che camminavano avanti e indietro per ispezionarci. Percepii uno dei soldati che mi osservava attentamente e poi lo udì dire: questa qui può andare in Canada. Sapevo che il Canada era l'unità di lavoro più avvenita. Si chiamava così perché rappresentava il paese della Campania, una vasta area dietro il campo dove enormi mucchi, con i belli prigionieri, erano in attesa di essere smistati e classificati.
Chi lavorava al Canada spesso riusciva a trovare cibo, sigarette e altri piccoli oggetti da scambiare nella baracca per pensioni aggiuntive. Lavorarci avrebbe significato un notevole miglioramento della nostra situazione. Quando si vive in condizioni terribili, anche il più piccolo miglioramento può portare sprazzi di una parvenza di felicità. Lo scopo del Canada era depredare gli ebrei fino all'ultimo breve, per mandare poi tutti in Germania, dove sarebbe stato distribuito ai soldati, alle loro famiglie e alla gente comune. Si trattava di una rapina e di un saccheggio su scala davvero enorme, e la quantità di denaro ricavata dai nazisti dal furto delle proprietà ebraiche di ogni sorta non fu sottovalutata tra le ragioni che scatenarono la brutale guerra contro di noi. Nei forni crematori una squadra estraeva i denti d'oro alle vittime. I denti venivano poi messi in un acido per rimuovere nervi e tessuti, fusi in lingotti d'oro e spediti in Germania. Mentre le SS si lanciavano in un'orgia di avidità, ansiosi di mettere le mani su qualsiasi cosa potessero sottrarre alle vittime, le mie scoperte più comuni mi facevano comprendere la devastante realtà di ciò che davvero accadeva ad Auschwitz. A volte i tesori non erano altro che foto piegate o rifilate con cura, la minuscola immagine di un bambino sorridente o di una vecchia foto di genitori inserite nella cucitura di una giacca.